stato in comune sulla questione della casa e dell'emergenza abitativa. Evidentemente continuano ad arrivare delle non risposte, continua il rimpallo di responsabilità fra le varie istituzioni. A noi tutto questo ci interessa davvero poco, perché il problema della casa a Torino è un problema reale che vede coinvolti più di 4.000 sfrattati all'anno. E allora che sia il comune, la regione piuttosto che la prefettura, è ora di muoversi, è ora di mettere freno a questo problema. E se non lo farete voi, continueremo a farlo noi, resistendo agli sfratti e occupando le case vuote che a migliaia si contano in città. È davvero incredibile che continui la questione della casa ad essere affrontata esclusivamente sotto il profilo dell'ordine pubblico, e stiamo arrivando in prefettura proprio per chiedere una moratoria degli sfratti, e stiamo arrivando in prefettura proprio per chiedere la sospensione dell'articolo 610, l'infame articolo che consente all'ufficiale giudiziario di eseguire lo sfratto in qualsiasi momento e in qualunque data. A eseguire lo sfratto è far vivere le famiglie sotto una precarietà fortissima, con la paura che le forze dell'ordine, che la polizia arrivi in qualsiasi momento a buttare fuori le famiglie con bambini, a buttare fuori le persone per strada. E in tutto questo le istituzioni non sanno fare altro che rimbalzarsi le responsabilità. E allora che anche la prefettura si assuma le sue responsabilità, proprio mentre a Roma viene discusso alla Camera il decreto Lupi, il piano casa, che più che un piano casa, che tutela il diritto all'abitare, per tutelare invece i privilegi dei padroni e dei palazzinari. Noi non ci stiamo.